trovato, si è un poco sottratto al, è molto sottratto a questa, a queste cose. Ma l'altro candidato aveva evidentemente delle difficoltà, insomma, a venire a rappresentare, insomma, le sue opinioni in un confronto diretto con me, ma credo che abbia avuto problemi anche nel presentarsi in pubblico, perché poi le sue uscite, le sue sortite sono state praticamente poche, insomma, limitate a, così, all'esposizione di cose che ha fatto stando alla provincia, insomma. Stando da nonno sanno tutti che è stato amministratore per 10 anni ad Angri, insomma, avrebbe dovuto in qualche modo forse dare qualche risposta collegandosi alla sua attività precedente ad Angri, perché poi quello che dice di avere fatto alla provincia, che ha fatto nel senso che ha partecipato alle decisioni, per esempio per fare il nuovo liceo scientifico, ma il nuovo liceo scientifico la gente non l'ha visto ancora. Quando andavano a dire il nuovo palazzetto dello sport, ma il nuovo palazzetto dello sport non c'è, insomma, c'è un progetto. Se vogliamo parlare di progetti, noi abbiamo fatto montagne di progetti, insomma, anche noi li abbiamo fatti approvare dal Consiglio Comunale, lo sanno tutti i cittadini, ma la gente vuole vedere qualche risultato concreto. Io credo che lui abbia avuto queste difficoltà e poi credo che sia stato in qualche modo, insomma, compresso da quella eterogenea massa di candidati, tutti portatori di voci anche contrastanti fra di loro. E credo anche che l'errore proprio più grande sia stato quello di andare a chiedere aiuto al professore Palumbo di Alleanza Nazionale per tenere a bada i suoi consiglieri, insomma, qualcosa veramente, sì, insomma, poi ha rivelato alla gente che lui non aveva il controllo nemmeno così formalmente, insomma, di questa di questo gruppo di persone che con lui sarebbero poi andate ad amministrare. Ma anche dal punto di vista politico, cioè, mi è sembrato strano anche il fatto di chiedere, diciamo, l'aiuto ad Alleanza Nazionale, forse alla destra, presentandosi prima come centro-sinistra e anzi nel cui raggruppamento c'era anche una lista di sinistra proprio, non, sì, anche nel 1999 poi, comunque poi ha votato per il partito, per i comunisti di Cossutta, sì. Quindi sembrava un insieme forzato di una coalizione forzata per solo allo scopo di battere il dottor Bossio. Io non poi so chi è che pensava a tutte queste belle cose che hanno fatto, però far uscire sullo stesso palco Bonaventura, che presentava affettuosamente Palumbo, a me insomma è sembrata una cosa stranissima. Io li ringrazio ancora per questo che hanno combinato, insomma, perché siamo in quel favorito momento abbiano perso i voti della sinistra e i voti, certo, della destra, insomma, perché non è possibile che due persone che oggettivamente non sono omogenee politicamente, sono agli antipodi, sono proprio contrapposte, possano improvvisamente, insomma, mettersi insieme poi per combattere che cosa? Per combattere me, come se io fossi stato, non lo so, l'erede di Al Capone che voleva impadronirsi di Angri, insomma, hanno combattuto un mulino a vento, una cosa che non esisteva, perché la gente fin dal primo turno aveva dimostrato, come lei ha sottolineato, nonostante la oggettiva debolezza, insomma, rispetto alle corazzate avversarie, anche i Città Nuovi, i popolari, insomma, che hanno riportato più consensi, nonostante la minore forza delle mie liste, la gente comunque aveva premiato il candidato a sindaco, dandogli 1000, che poi sono diventati 1100 voti in più quando sono stati verificati i risultati dal magistrato, perché anche su quella prima fase insomma, ci sarebbe da discutere sui comportamenti che hanno tenuto, insomma, nei seggi tante persone, facendo pressioni, insomma, creando confusione, insomma, la gente ha visto un insieme di segnali negativi da quella parte, di qua aveva più chiarezza perché aveva una persona che continuava a dire cose, credo, abbastanza chiare e a chiedere che diventassero chiari pure loro. Insomma, io stavo comunque dalla parte della gente,
perché io chiedevo, insomma, di essere giudicato per quello che avevo fatto, l'ho scritto su un pezzo di carta e l'ho consegnato a tutti gli inglesi. Chiedevo, insomma, di poter mettere in condizione tutti di giudicare le proposte mie e quelle degli altri a confronto. E loro non hanno accettato. Con una scusa poi che non ho compreso, perché a un certo punto D'Antonio mi pare, insomma, che abbia detto che io sarei stato scortese in non so quale circostanza, in una delle sue apparizioni, mi pare in quella là con il dottore Gallo, insomma, che è stata proprio una fatale, secondo me, la sua campagna elettorale, perché insomma, non riuscivano a rispondere alle domande, si confondevano. D'Antonio passava queste carte a Enzo Gallo, Enzo Gallo le guardava e diceva boh, insomma, dopo aver fatto le solite critiche a me, insomma, non riuscivano a colloquiare, insomma, con quelli che telefonavano, e, insomma, tutta questa storia ha creato un'ondata di dissenso nei confronti di questa. Poi devo dire che hanno portato la campagna elettorale fuori dalla razionalità e sul piano dell'emotività. E sul piano dell'emotività, quando la gente sceglie, questi non hanno capito, che la gente si sente di scegliere, insomma, per la parte buona. Si sente, insomma, un poco come ci sentiamo la mattina di Natale, tutti più buoni, siamo tutti più disponibili a pensare bene, a pensare al prossimo, insomma. Ma c'è un clima diverso. Qui c'è stato un voto di opinione nei suoi confronti, cioè c'è stata una scelta ponderata, perché se lo scarto fosse stato minimo, allora si poteva anche pensare, vabbè, ha vinto perché ha fatto questo, ha saputo fare meglio questo. No. Qui c'è stato uno scarto notevole di preferenze, vuol dire che la gente ha scelto il dottor Postiglione. Devo dire, direttore, io sono cioè non, adesso non sto facendo qua il panegirico, perché sono cose che ritengo di... Ho parlato in maniera più chiara, insomma, la gente mi ha capito, non solo mi ha capito, ma a un certo punto ha cominciato a vivere questo sentimento, insomma, che era fatto non solo di razionalità, ma anche in certo qual modo di amore e di rispetto per il paese, insomma. Perché nel momento in cui io ho cercato di spiegare che quel modo di fare politica ad Angri aveva dato soltanto risultati scadentissimi, togliendo al paese sostanzialmente la possibilità di avere una vita democratica chiara, dove ci fossero una maggioranza e una minoranza, perché io ho spiegato alla gente qua, quando mi vengono a dire che per non far venire il commissario si alzava Alessandro D'Antonio e si sedeva Franco Bonaventura, quella è la dimostrazione di un qualcosa che va oltre il desiderio di evitare il commissario. Quello era un accordo non scritto ma forte, insomma, che li legava tutti quanti insieme in una specie di club che non faceva uso della democrazia vera, cioè un club che occupava il potere, insomma, da tutte le parti, al quale la gente non poteva sfuggire. Perché? Perché se votava, cambiava opinione, votava per la sinistra, si trovava Gaetano Saporito, Bonaventura, che avevano fatto gli amministratori con i voti della Democrazia Cristiana, cioè di Alessandro D'Antonio, che si era sfiduciato per far sedere Bonaventura. Ma la gente mica si è dimenticato che Alessandro D'Antonio allora era Democrazia Cristiana e Bonaventura era Partito Comunista Italiano. Allora hanno capito le persone che ad Angri era stata tagliata la testa alla democrazia, nel senso che non c'era nessuno che poteva fare proposte forti per il paese, perché questi signori, occupando lo spazio politico in competizione soltanto parziale fra di loro, semplicemente per arrivare ad occupare la sede di sindaco o di assessore, avevano eliminato il controllo dell'opposizione sull'attività della maggioranza e avevano anche eliminato, insomma, praticamente la competizione vera, cioè le proposte alternative a quelle della maggioranza che l'opposizione deve fare. Erano tutti d'accordo, erano tranquilli e il paese invece di crescere moriva, perché la politica era troppo tranquilla.
Anche c'è la notizia della sua vittoria, c'è stata una festa popolare, i cittadini si sono riversati. Ma anche questo potrebbe dimostrare, se possono partire le immagini, dell'attaccamento nei suoi confronti, anche se ci può essere stato qualcuno più animato da entusiasmo rispetto agli altri, cioè c'è stato anche. Però si vedeva, le immagini possono testimoniarle, che dell'entusiasmo della popolazione nei suoi confronti, cioè della vittoria che lei ha. Negli ultimi giorni, direttore, era cresciuta questa tensione, e poi c'è stato quello che io ho definito come l'antico arrivano i nostri dei film western, cioè questa ondata dei giovani, no? Che sono stati sollecitati da alcuni interpreti della nostra vita giovanile, che non sono nelle associazioni, non sono nei partiti, non sono in organizzazioni precostituite, ma che vivono quotidianamente a contatto con coloro che sono sulla piazza, sono nel bar, sono nei circoli in attesa di soluzioni di vita, che ad Angri non arrivano mai o arrivano difficilmente. Quindi c'è una cultura che si è messa in moto perché vuole una speranza, ed è questa cultura giovanile che esiste, perché se no io non riesco a capire come tutti questi giovani che mi hanno gratificato di tante attenzioni sulla questione del campo sportivo, a un certo punto abbiano cominciato a ragionare a favore mio. Sì, perché sappiamo tutti, evidentemente si sono fermati anche loro, hanno cominciato a ragionare, hanno seguito le mie trasmissioni sulla storia del campo sportivo, poi l'hanno messo da parte perché dalle loro bocche è uscita una cosa fondamentale. I più accaniti dei tifosi sono venuti da me negli ultimi giorni e sono venuti a dire: ci sono cose più importanti del campo. Per me è stata la rivoluzione, per me questa è stata praticamente la spinta finale, l'entusiasmo giovanile di quelle fasce che io non avrei mai pensato di poter raggiungere con tanta forza e con tanta pienezza. Questo miracolo lo devo ad alcune persone, sicuramente, che si sono rese interpreti, un poco del mio pensiero presso questi giovani, e al sentimento che loro stessi sono riusciti ad ispirare. Se posso fare i nomi, io li faccio. Sì, non c'è nessun problema. Corre il rischio di dimenticare qualcuno, però. Chiedo scusa, a quelli là che posso dimenticare, però ci sono dei punti di riferimento, perlomeno persone che fanno opinione in questa realtà, come Matteo Cirulli, che ho scoperto in questa campagna elettorale, perché gli ho detto per giorni e giorni: ma tu dove diavolo stavi, perché non avevo capito che tu avevi da una parte la possibilità di comunicare così chiaramente con il giovane e dall'altra parte la possibilità di comunicare così chiaramente con la politica, perché questo giovane ha bisogno, ha capito, era candidato in condizione comunista, ma si è reso perfettamente conto di come stavano le cose e ha partecipato con decisione a questo fenomeno, insieme a qualche altro amico, tipo Vincenzo Mainardi, un altro super tifoso dell'Angri che abita nella 167, che è riuscito a capovolgere oppure a far crescere un'opinione. Io non lo so come stavano le cose prima, e credo che tanti di quei giovani non avessero votato proprio. Si sono tutti quanti convogliati verso la nostra proposta con il sentimento che è proprio dei giovani, la speranza e la fiducia, forse anche irrazionale, però vediamo che credo.
Che è successo. Dalle immagini si vede l'entusiasmo. Io credo che non sia mai capitato a nessun eletto sindaco di farsi 5 km a piedi per il proprio paese in piena notte, seguito da un corteo di giovani che facevano un tipo da stadio. Per me è stata una cosa eccezionale, ma nemmeno le emozioni, ero completamente sopraffatto, stordito da questa specie di fiumana, insomma, di sostegno, di fiducia, di spero di poter soltanto di poter rispondere alle attese, risolversi i loro problemi, ognuno nel suo partito. Io non voglio fare trattazioni, insomma, voglio decidere, perché la gente mi ha dato la forza di decidere e ho la forza anche di rinunciare a quello che mi ha dato la gente nell'interesse del paese, perché se io dovessi trovare un'altra volta nelle condizioni in cui mi sono trovato, allora c'era la necessità di affrontare problemi urgenti e avevo la speranza di dare una risposta fortissima alle esigenze del paese con la questione dell'MCM. Oggi non devo correre dietro a nulla, i problemi li conosco, la questione dell'MCM l'hanno risolta male purtroppo quelli che si sono dimessi, quindi io non ho la necessità di rimanere a tutti i costi là e quindi in nome della salute del paese io denuncerò, insomma, i fenomeni aberranti, se eventualmente dovessero venire fuori, quello che la gente mi ha dato è stato un messaggio chiaro. Io ho avuto 1000 voti più delle mie liste, insomma, al primo turno, ma al secondo turno la gente ha votato un sindaco. Certo. Ha votato un sindaco dando un consenso, insomma, talmente forte, talmente chiaro, come lei ha detto, perché vuole, insomma, una persona che dia una risposta chiara. Certo. Allora, a parole chiare, i voti che abbiamo avuto sono delle parole chiarissime, bisogna dare delle risposte chiare. Le risposte chiare le può dare il sindaco che è stato investito di questo potere e di questo dovere. Per me è un dovere, è e quindi un capo, io parlerò, insomma, sempre così e finiranno, insomma, tutte quelle... per tornare a Marziale, Iacovelle, che ci hanno sempre... Noi chiudiamo rinnovando gli auguri al dottor Umberto Postiglione per un sindacato proficuo per gli interessi della città di Anghi. Volevo anche dire che il nostro impegno come televisione sarà quello di seguire la vita politica ed amministrativa anche oltre queste trasmissioni che abbiamo fatto. Abbiamo in animo di proporre al sindaco Postiglione alcune cose che vanno nella direzione di una migliore informazione per questa nostra città. E quindi ci sarà la piena disponibilità nostra per seguire le fasi della vita politica e amministrativa e per sostenere anche il dottor Umberto Postiglione quando sarà il momento che ce lo chiederà per quelle cose che ha detto precedentemente. Sempre se lo metti. No, appunto, no, per le cose che lei ha detto che farà, cioè il fatto di avere una propria autonomia, di lavorare per di stare a servizio della cittadinanza. Se lei farà questo, vecchio sogno del direttore. Speriamo che ciò sia vero, sono sicuro che ciò si avverrà. Per il momento ci fermiamo qui, rinnoviamo gli auguri al dottor Postiglione, al nuovo sindaco di Angri e ringraziamo i telespettatori per averci seguito. Andiamo tutti in piazza Annunziata a festeggiare. Grazie, ex amici e buonasera. Grazie e buonasera.